Esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo un po'. Prova peso 31 maggio 2019. 88 kg al 31 maggio 2019. Non male, potevo fare di meglio, ma sono stato molto cattivo, tanto cattivo. Salve, oggi è il 31 maggio 2019, è l'ultimo giorno dei 3 mesi della mia challenge in Visalus. È il termine della prova ufficiale che viene chiesta per avere poi un riscontro sui risultati che si sono ottenuti assumendo il cibo della Visalus. Premetto che sono stato veramente molto sregolato, ho mangiato veramente a rotta di collo. Stamattina, che volevo fare il peso ottimale, ieri sera mi sono detto faccio il bravo durante il giorno, ho mangiato solo quello che dovevo mangiare, anche se con qualcosina di più, ma per i miei standard ero stato bravo. Ieri sera, dopo aver fatto una bella cena che mi aveva fatto mia sorella con una bella insalata mista con dentro insalata di pesce e i crunch, mi sono mangiato 3 pacchetti di cracker integrali, quelli a 6 pezzi l'uno, e poi mi sono mangiato 2 pere e una banana. E stamattina, grazie a Dio, ero ancora 88 kg. Speravo di essere, perché avevo già toccato i 97,5, volevo. Però insomma, considerando che non sono stato bravo, il risultato c'è stato. Adesso personalmente, finiti 3 mesi di prova che chiede la Visalus affinché tu possa poi vedere personalmente con l'esperienza che hai fatto se hai avuto un beneficio sia come peso, sia come salute e sia come portafoglio, no? Alla fine dei 3 mesi io sono soddisfatto sia come linea, perché ho perso veramente una massa che erano anni che non, almeno 20 anni non toccavo gli 80 kg nella mia bilancia. Sono sempre andato dai 90 ai 110, il mio punto massimo è stato 108 kg, dove mi sono visto allo specchio con questa pancione che mi girava, mi sono detto no, e lì sono rientrato nei ranghi fino ai 100 kg, però 101, 102, 103 era la mia normalità. Con la soluzione del Visalus, con questo cibo, nel giro di 2 mesi, ripeto, mangiando 4 volte la dose, minimo 4 volte la dose che avrei dovuto mangiare, sono calato la bellezza di questi chili qui, che sarebbero 13,5 kg, se non sbaglio a fare i conti, dovrei essere calato 13,5 kg, 14 kg. Facendo il cattivo. Adesso l'ultimo mese che consiglia la Visalus di fare per poter raggiungere un livello ottimale, dove tu poi quello che hai guadagnato, sia come peso, come salute e tutto, lo mantieni semplicemente facendo in una giornata solo un pasto con i cibi della Visalus. Cosa che io nel mio piccolo mi posso già sentire di aver raggiunto, perché con gli sbolli che sto facendo, l'ultima settimana almeno, praticamente ho fatto solo un pasto con la Visalus, il resto è tutto libero, eppure non sono cresciuto di peso. Non sono cresciuto e avrei dovuto crescere, non mi sarei stupito se fossi cresciuto. Però questo quarto mese lo voglio fare ancora meglio, cioè l'intenzione sarebbe di, e stasera spero di ricordarmi, di andare in palestra. Andrò ai Portuali, dove io facevo la lotta da ragazzino, sono tuttora in buoni rapporti, e vedo se posso infilarmi negli allenamenti e farmi anche il quarto mese aggiungendo il moto fisico consigliato dalla Visalus fin dall'inizio, ma che io ho sempre
non applicato per mancanza di tempo e di voglia. Ma adesso lo voglio fare, per compensare almeno il fatto che ho mangiato veramente male, no? E per vedere se riesco a raggiungere dei risultati ancora più performanti di quelli che ho raggiunto adesso. Perché adesso sto veramente bene, considerando che quando puoi raggiungere uno stato di benessere, ti abitui a quel bene lì. Non dico che lo dai per scontato, però tendi a dimenticarti di com'eri, di com'ero, dalla fatica che facevo a fare le scale, la fatica che facevo quando mi dovevo muovere un po' più del normale per fare un lavoro, le sudate esagerate che facevo al minimo movimento. Adesso sudo ancora se mi muovo, ma mi sembra già un sudare, come dire, normale, che rientra nei ranghi di quelli che sono i valori ottimali della salute. Per cui questa è un po' la mia esperienza. Sono calato 13,5 kg o 14 kg. Sono contento, non ho fatto mai la fame, sono stato super libero negli sbordi, più di quello che la, come dire, la razionalità può concedere. Io l'ho fatto, mi sono comportato da sregolato, eppure i benefici acquisiti non li ho persi, ma li ho mantenuti. E continuo a sentirmi bene. E come me, nel frattempo, altre persone si sono avvicinate al cibo Salus e hanno iniziato ad assumerlo. Una persona che ha già visto dei risultati è la Giuse Morando, che, avendo dovuto subire, no, un intervento di bypass, gli hanno fatto 3 bypass al cuore, ed è stata un'operazione, da quello che mi è stato riferito, abbastanza pesante, dalla quale lei è uscita veramente in riserva dura, come salute, come energia e tutto quanto. E io preventivamente le avevo ordinato questo cibo da prendere quando sarebbe tornata dall'ospedale, perché fa le varie cose che sapeva che ti dà energia. E volevo che lei lo sperimentasse e mi dicesse in prima persona se questa cosa era vera. Era vera, soprattutto per lei che veniva da un'operazione debilitante, per cui l'energia che sarebbe venuta fuori si sarebbe palesata in una maniera inequivocabile. Cosa che mi ha confermato. Lei ha iniziato non subito, dopo 2 o 3 giorni, perché era veramente devastata. Dopo 2 o 3 giorni ha iniziato a fare un po' di colazione, neanche tutta, mi diceva, riusciva a fare solo mezzo shape. Poi mi sembra a mezzogiorno era libera e la sera si faceva il crunch, lo shape, eccetera. E mi ha confermato che adesso si sente un'energia da un giorno all'altro che la sorprende, ma la sento anche al telefono quando mi parla. Ah, Franco, qui, lì, là, là. Dico, lei non si accorge, ma gli sento quella forza nella voce. E quando la sentivo al telefono, che era tornata dall'ospedale, era fievole, parlava piano, così. Adesso invece è molto entusiasta, gli ho detto, allora come va con... Mi sento un'energia, sono andato su e giù 6-7 volte, perché abito in una casa dove ha 2 rampe di scale, dal piano terra, piano di mezzo e la camera da letto, il terzo piano. Per cui si è trovato a fare 7-8 volte queste scale su e giù, ho detto senza affanno, senza dovermi... Per cui è stato molto contento. E più mi ha detto un'altra cosa carina che le è successa, è che lei soffriva un po' di stipsi, no? Non riusciva ad andare in bagno tutti i giorni, aveva bisogno di aiutini a seconda, a volte erboristeria, a volte qualche cosa, no? Dice che adesso, da quando sta prendendo il Visalus con lo shape e il crunch, ha iniziato regolarmente a dargli corpo tutte le mattine ed è felicissima di questa cosa qui, che si è assestata una, come dire, disfunzione dell'intestino che gli ha sempre dato dei problemi. E in più ha anche avuto modo di sperimentare i famosi biscotti, di cui io gli dico guarda, sono buonissimi, sono buonissimi. Le ha ordinati, ha cominciato a mangiarli anche lei dice che buoni, che buoni. Per cui è bello sentire che le parole che tu spendi sulle esperienze che hai fatto, poi le rivedi, le risenti, le riascolti, ti ritornano indietro anche dalle esperienze che le altre persone stanno facendo. E rincuora me,
perché, come dire, alle persone non gli sto dicendo una balla, non gli sto dicendo una cosa esagerata perché ho il mio vantaggio a edificarla, no? Ma è veramente così, e quando se ne accorgono è una meraviglia, è una meraviglia. Le altre persone che si sono adesso iscritte, no, nel mio albero sotto di me, una persona di Firenze, una di Roma, un altro amico di Ravenna, e adesso ce ne sono altre quattro che stanno girando e a breve entreranno dentro, sono tutte persone che hanno già avvertito, prima di tutto vedendo su di me un beneficio evidente, il fatto che sono calato. Non so se vedono anche l'energia che io mi sento, perché io, a parte essere calato e essere contento, l'energia che mi sento era una cosa che era nei ricordi, come ho detto nell'altro video, un qualche cosa al quale andare con malinconia, dire ah, no? Invece no, è ancora qui, quella bella possibilità di sentirsi in vita, eretti, no? E in forma, come quando eri giovane, no? È fatto senza sacrifici, senza dover sottostare a esercizi ginnici, diete rigide, a non so cos'altro, no? Comunque regole che in qualche modo ti imprigionano quello stato dell'essere libero che ti piace spendere nella tua vita, no? Vuoi fare una cosa, vuoi assaggiare una cosa, vuoi mangiare una cosa, vuoi bere una cosa, lo fai, no? Quando è che smetti di farlo? Smetti di farlo quando vedi che quelle cose portano un risultato che non è ottimale. E allora arriva il momento, dopo averlo saputo mentalmente, che lo comprendi, diventa messaggio, diventa un'informazione che tu puoi usarla per avere un vantaggio, e lì scatta quel adesso comincio, no? A darmi una regolata. E tutte le regolate che ho cercato di darmi, che inevitabilmente nella vita ogni tanto devi darti, questa regolata che mi sto dando con la Vesalus è la più simpatica che ci sia nella mia esperienza. E non ho intenzione di mollarla, sicuramente come cibo. E adesso, a parte il quarto mese, comincerò anche a collaudare, a verificare il network che si presenta in maniera ottimale, veramente seria, però come tutte le cose le conosci bene entrando dentro, perché ho già conosciuto qualche direttore considerato molto 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 valido che secondo me potrebbe fare molto ma molto ma molto di più. Però ci sta, siamo individui, ognuno di noi viene con il suo bagaglio e con i suoi limiti. Per cui sbagliare ci sta, lo facciamo tutti, l'importante è non continuare a fare gli stessi errori e non crogiolarsi in una pseudo vittoria quando in realtà è una sconfitta. Non gasarti perché hai dei risultati, perché in realtà tu stai andando avanti col freno a mano tirato. Per cui ci sono delle cose che vorrò conoscere di persona e là dove potrò agire e migliorarle, no? Con quella che è la mia esperienza, e prendere di buono quello che c'è già nell'esperienza del network della Vesalus, che ovviamente sono inventato loro e funziona, io prendo il meglio di quello che c'è. Ma siccome è sempre una cosa standard, per quanto bello può essere un metodo, lo standard non ti fa il vestito su misura per te. E quello te lo fai da solo. Con cosa? Con l'esperienza. Usando le informazioni che finora ho avuto e ho compreso, non è che sono semplicemente entrate qui e poi uscite, ma che ho compreso e che riesco a mettere in atto. Per cui qui concludo il video del terzo mese della Vesalus, contento dei risultati che ho ottenuto, ma rimando alla fine di giugno per vedere se ho mantenuto la promessa di essere andato in palestra e avere fatto anche attività fisica insieme all'assunzione del cibo. E poi farò anche l'esperimento di vedere se effettivamente facendo solo l'assunzione di un cibo al giorno il peso che io ho raggiunto lo mantengo, e addirittura facendo anche l'attività fisica continuo a calarlo, a diminuirlo. Ok, ho finito, vi saluto e vi
ringrazio per avermi ascoltato e se volete avere ancora più informazioni di quella che è la mia esperienza, ci sono anche gli altri due video che ho fatto sulla Visalus, per non ripetermi ma per dare semplicemente gli aggiornamenti dei risultati, questo video qui ha ottemperato il suo compito. Buona giornata a tutti, vi auguro veramente di fare l'esperienza di questo cibo che è una novità assoluta per risultati che puoi ottenere. Salute, estetici, economici ed energetici. Quattro palle a zero. Sfido qualsiasi altro prodotto a fare meglio della Visalus. Se verrà fuori lo riconoscerò e salterò su quel carro lì. Ma finché non c'è un prodotto migliore della Visalus, io sono contento di sperimentarlo e di estrarne tutti i benefici che possono essere realmente messi in pratica, veramente messi in pratica. Per cui qui finisco, non so se ho fatto tutto quanto bene, risentirò il video, se non va bene lo rifarò. Però queste sono le informazioni base che mi sento di dare alla fine del terzo mese con la Visalus e il suo cibo alimentare per la salute, che è il top dei top dei top, che anche Briatore se lo sogna. Briatore, se qualcuno ti parla della Visalus, non farlo gnorri, non fare quello che è nato imparato, prendilo e vedrai che la tua bella cicciona comincerà ad andare via e l'energia e forse anche un po' di lucidità mentale potrebbe anche crescere in te. Non volevo offendere nessuno, ma a Briatore qualcosa di che c'è stato.